Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, nuovo video e questa volta ho deciso di fare questo video della spesa a Lidl. Siccome è da parecchio tempo che non faccio questi tipi di video e oggi che sono dovuta andare a Lidl a fare un po' di spesa, mi è venuto in mente di fare il nuovo video di spese. Allora, inizio subito, non mi pierdo in chiacchiere come al solito, a parte che ho la fotocamera quasi scarica, se no mi lascia... Ho comprato solo due buste da Lidl, perché ovviamente non era una spesa grande, perché sono andata a prendere solo lo giusto, lo necessario. E ho preso un paio di cosettine che adesso vi faccio vedere. Praticamente questo video sarà uno svuota o svuotiamo la spesa insieme, così. Allora, ho preso un pacco, due pacchi di pasta, mette penne, questa di qua, che avevo già quasi finito. Ho preso il salame e la mortadella di questa Dulano, paprika salame, questa di qua, per il mio fidanzato, e la mortadella per me, che mi piace la mortadella, non il salame. Poi ho visto che a Lidl hanno dei trucchi, e ho visto che erano anche in offerta a 99 centesimi. Ho voluto prendermi questo lips gloss, la tonalità 15 Sweat Toffle, non lo so leggere, della Sien, questo colore di qua. Spero che sia un colore cioè bello, non l'ho mai provato le luci della labbra della Sien, però visto il prezzo ho voluto approfittare a prendere. Poi è un colore che non ce l'ho ancora e l'ho voluto prendere. Allora, dovrebbe essere questa tonalità molto chiara, però è giusto, sì. Per essere 99 centesimi, vabbè, è veramente un proprio lucida labbra, da labbra, non la labbra, da labbra. E poi ho preso lo smalto di questo stesso colore del lucida labbra, e qua, e questa è la tonalità 15 Nude Brown, spero che si dica così, si pronuncia così. Comunque lo ho preso qua, e questo di qua, vedete questo colore di qua, e vediamo adesso, è un colore abbastanza nude, questo di qua, non so se riuscite a vedere, mi devo fare lo smalto, quindi ne approfitterò per mettermi questo colore di qua, bellissimo. Un attimo, mi sento per togliermi lo smalto perché sennò macchio tutto. E allora, poi ho preso anche il pane di latte, questo di qua, mi piace troppo per fare colazione, questo di qua, sono buonissimi, mi piace troppo. Ho un po' spettinato i capelli, sono appena rientrata con mio figlio per la spesa. Ho preso due pane, mio figlio voleva mangiare il pane, e ho preso due pacchi di sottilette, queste che piacciono a mio compagno, questi qua. Ma io non li mangio, però lui gli piacciono troppo, quindi mi ha detto di prenderli due. Poi ho preso il grana padano, di qua, questo, un pacco di spaghetti, un pacco di candeline profumate alla vaniglia, che le avevo finite, queste sono buonissime, un pacco di pancetta, questo di qua si anche c'è, e poi ho messo due barattolini di pesto, uno alla genovese e l'altro al pesto rosso, questo di qua, dell'italiamo. E poi con questa ho prima busta finita, e adesso ho voluto prendere questi shampoo della Garnier Fructis, che mi ha tirato molto. Attenzione, poi ha un odore buonissimo, questo di qua, questo è lo shampoo, sì, è lo shampoo, questo di qua, e nelle altre borse dovrebbe esserci il balsamo. Ho preso un pacco Kinder Bueno per Leandro, per le merende, questo di qua. Ho preso l'olio di oliva, extra olio di oliva, sì, credo che sia un olio di oliva perché io l'ho visto, olive extra, e questo. Ecco qua il balsamo, questo è il balsamo,
Buonissimo questo di qua. Questi due prodotti mi sono, cioè, mi ha attirato l'odore, ho detto vabbè proviamo questo di qua. Poi ho preso il pacco di carote. Avevo finito. E per finire ho preso un pacco di questi pancake, così, questo di qua, e un altro pacco di spaghetti. E questa è tutto finita. Questa era tutta la mia spesa di oggi, perché ovviamente sono le cose che mi mancano, che mi mancavano e sono andata a prendere. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!